Sono in primis, ovviamente, ringrazio come sempre Liberi TV che permette, Liberi.tv, che permette sempre alla resistenza propositiva non violenta, Aires Ven, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana, di esporre le proprie posizioni e le proprie considerazioni sulla situazione, ovviamente in particolare del Venezuela. Però sinceramente noi diremo che è un miracolo, le altre persone diranno sono state coincidenze, ma è stato possibile partecipare con i fratelli uiguri e tibetani in questo evento preparato da Società Libera, alla quale pure vada il ringraziamento profondo di Aires Ven. Guarda, c'è una cosa curiosa, se osservi i colori della bandiera tibetana e della bandiera venezuelana somigliano ed è veramente a Torino io penso che a tutte le attività che ci sono state rispetto alla richiesta di libertà per il popolo tibetano siamo stati presenti. Ogni tanto succede che qualche televisione riprende pure la nostra bandiera, poi se ne rendono conto che non è quella tibetana. Ma sicuramente rappresentiamo ognuno di noi tre popoli in grandissima sofferenza. E come abbiamo detto l'anno scorso alla nona marcia per la libertà dei popoli oppressi, le nuvole che ci coprivano in quel momento non possono raccogliere tutte le lacrime che abbiamo versato, perché comunque, anche se qua siamo pochi, rappresentiamo decine di milioni di persone uccise. Quindi uccise per ideologie, uccise per un'ambizione di potere, di dominio, uccisi per una mancanza di conoscenza in parte da parte delle persone che a un certo punto vengono trascinate dietro un vuoto o semplicemente uccisi da regimi proprio criminali in tutti i sensi. Il Venezuela sta subendo un olocausto ed uno sterminio per fame, denutrizione e malasanità. I numeri sono spaventevoli. Ripeto quello dell'anno scorso per poter domani dire la variazione del numero. L'anno scorso abbiamo detto ogni 50 minuti ci uccidono un bambino, ci stanno rubando il nostro futuro, ci stanno depredando, un olocausto e uno sterminio a quello va. E ovviamente il paese è invaso, non si può negare questa realtà. Il paese è invaso e il paese è ricchissimo. In questo momento, per esempio, si è aggiunta alle diverse mafie. Sappiamo che i paesi presenti nel Venezuela depredando le sue ricchezze sono l'Iran, la Russia, la Bielorussia, la Cina e Cuba, ma in questo momento c'è pure apparsa la mafia bulgara, Bulgaria, nella zona dell'oro. La devastazione della zona amazzonica è gigantesca e sinceramente la resistenza non è stata chiamata a dare dichiarazioni pubbliche al di fuori ovviamente di Liberi TV che ha il coraggio di far sentire la nostra voce. Aires Ven ha avuto una piccola intervista di pochi minuti su Rai News e poi un'altra, anche lì, scarsissimi minuti su Radio Radicale, ma dove sono state tagliate nel momento in cui si entra nel merito che bisogna capire che il paese è diviso in tre parti. Non è vero che sono due parti, non è vero che solo c'è un'opposizione, che tra l'altro è una pseudo-opposizione collaborazionista, politicante ed elettorera, è venduta ed è proprio l'opposizione sul concetto staliniano di crearsi a priori la propria opposizione onde poi non avere. E noi che siamo resistenza, moltissimi gruppi. Sicuramente il
paese non solo è devastato, ma tanto tradito, e soprattutto è tanto difficile capire la situazione venezuelana, per quanto è molto inedita, perché tu puoi, c'è chi la chiama dittatura elettorale, ma veramente Aires Ben la chiama tirannide elettorale. Quindi noi siamo andati al 22° show elettorale, tutto illegittimo, tutto anticostituzionale, e comunque però questa pseudoposizione collaborazionista che trova sostegno nel mondo delle sinistre europee, soprattutto l'internazionale socialista, a tutti i partiti che appartengono a questa mesa della unità e sono lì dentro. Ma ora io voglio vedere come farà l'Italia per continuare a difendere quella pseudo opposizione traditrice collaborazionista, ora che c'è un contratto per 380 milioni di metri cubi di gas nel Venezuela per per l'impresa italiana della petrolio. Per concludere, vorrei semplicemente che facessi un invito a partecipare alla marcia internazionale, alla 10ª marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Fai un invito a partecipare a modo tuo. Va? Ok. In spagnolo vuoi? Puoi farlo in spagnolo, perfetto. Bueno, queridos compañeros, compatriotas venezolanos, latinoamericanos e anche carissimi italiani e cittadini del mondo presenti a Roma, everybody who wants to come for say freedom, freedom for people, but real freedom, vera libertà, verdadera libertà, svoboda per tutti noi esseri umani, perché nessuno merita di vivere diversamente, che non sia una buona vita, una buona qualità di vita nelle sue condizioni economiche, sociali e anche spirituali e religiose, dove senz'altro, dove non c'è libertà di religione, non si può ma nemmeno accennare la parola libertà. Domani è una possibilità per ciascuno di voi di avvicinarsi alle ore 16 da Piazza Mazzini a Castel Sant'Angelo, o se volete aspettarci massicciamente a Castel Sant'Angelo, per dire al mondo comunque ci sono persone, ci siamo minoranze che sappiamo cosa significa la libertà e la vogliamo stendere a tutti quanti. Grazie e grazie liberi.tv.